Dopo 25 anni, Giovinazzo riabbraccia il palcoscenico europeo dell'hockey a rotelle. Nel turno preliminare di Coppa CERS, i biancoverdi se la vedranno contro gli inglesi dell'Herne Bay United. Squadra non irresistibile quella avversaria, come raccontano i risultati delle sue recenti apparizioni europee. Tanto che, pur avendo vinto per la 15ª volta in 17 anni il campionato inglese, è stata relegata appunto in Coppa CERS piuttosto che nell'Eurolega. Gara di andata al palazzetto di Viale Aldo Moro il 21 novembre, match di ritorno in Inghilterra sabato 19 dicembre. E vedete cosa hanno già organizzato i nostri avversari per la gara ad Herne Bay. Il Giovinazzo, dicevamo, riabbraccia le competizioni europee dopo 25 anni. L'ultima volta fu nel 1984 contro il Benfica. Tra i protagonisti di allora il grande Francesco Frasca, che abbiamo ascoltato in questa intervista a Marcord. Nel 1984 il Giovinazzo, che militava in Serie A2, ottenne non solo il pronto ritorno in A1 e la finale di Coppa Italia, ma anche la semifinale di Coppa delle Coppe contro il Benfica. Cosa ricorda Francesco Frasca, all'epoca allenatore e giocatore, dell'ultima apparizione europea dei biancoverdi? Beh, i ricordi non sono sbiaditi, insomma, perché sono ricordi importantissimi, anche se furono gli ultimi del palcoscenico europeo che abbiamo cavalcato in quegli anni. E di più con un avversario prestigioso, il Benfica. Beh, certamente, il Benfica contava in quella squadra tre nazionali, per cui era un match importantissimo di alto livello. Peraltro proprio in quelle due gare schierai per la prima volta il fuoriclasse Franco Amato, che poi noi abbiamo conosciuto come grande campione degli ultimi anni. Per cui fu un successo sia per me come tecnico che per lui, perché a 14 anni, se lo dire, in Coppa Europea titolare nella grande FP Giovinazzo è una cosa eccezionale che ricordo veramente con tanto affetto. Peraltro in quell'occasione avevamo anche, se qualcuno ricorda sicuramente, Pietro Tortorro, formidabile giocatore del Giovinazzo, che ha percorso anche lui insieme a noi tantissimi successi, per cui insieme a un giocatore esperto, lo stesso Franco Amato, riusciva ad emergere ad altissimo livello. Peraltro fu realizzatore, perché segnò due reti, per cui è un ricordo indimenticabile da questo punto di vista. Francesco Frasca la Coppa delle Coppe l'ha anche sollevata, e da capitano nel 1980. Ecco, cosa rappresentò per voi essere stata la prima squadra italiana a trionfare sul palcoscenico europeo dell'Hockey a Rotelle? Beh, intanto bisogna aggiungere che è stata la prima società, la società pugliese, che ha vinto un titolo europeo, perché anche negli altri sport nessuno aveva ancora vinto una Coppa Europea, per cui dal punto di vista del risultato fu una cosa grandiosa. Sollevare la Coppa, sì, è stato importantissimo, ma non credo che i meriti li posso attribuire solo a uno o a due persone. I meriti furono anche di un grandissimo pubblico che ci ha sempre seguito in quella manifestazione lunghissima, stressante, ma che alla fine ci appagò di quel grandissimo risultato che ancora oggi, dopo 25 anni, nessuno ha dimenticato. Thank you.
Dalla Coppa delle Coppe alla Coppa dei Campioni il passo fu davvero breve. Ricordiamo tutti nel 1981, nonostante l'assenza di Pino Marzella, la finale contro il Barcellona trita tutto. Ecco, che effetto le fece giocare contro i mostri sacri dell'Occhia Rotelle? Non le tremavano un po' le gambe? Beh, personalmente no, perché avevo già giocato due mondiali, qualche europeo. Quindi avevo una. Già accumulato una certa esperienza. Una discreta esperienza in campo internazionale. Non avevamo, sì, è vero, hai ricordato bene, hai fatto bene a ricordare che non c'era Marzella, che in effetti con Marzella probabilmente i risultati potevano essere diversi da quelli che sono stati. D'altra parte Marzella è ancora in debito con Giovinazzo, speriamo che si possa rifare nella prossima competizione europea che proprio Giovinazzo dovrà affrontare, credo, già da sabato prossimo. Passato e attualità, parliamo adesso appunto di Coppa CERS. Il Giovinazzo una finale la disputò perdendola anche in questa disciplina, finale contro il Vercelli nel 1983, finale tutta italiana. Parlavamo appunto di questa finale in un anno particolare, perché il 1983 si rivelò dunque l'annus horribilis della retrocessione, ma anche una conferma ulteriore della ribalta europea della nostra città in campo hockeistico. Beh sì, anche arrivare secondi nella Coppa Europea non è poco, è vero che abbiamo perso con una squadra italiana, ma non dimentichiamo che nelle Vercelli giocavano due argentini e il fuoriclasse, come ben ricorderanno i tifosi giovinazzesi, certo Girardelli, che era un giocatore formidabile, per cui non è che abbiamo perso la finale con una squadra da niente, era uno squadrone imbattibile, tant'è vero che seppur diciamo perdendo, se non ricordo male, 6-2 o 6-3 addirittura, però siamo stati per un lungo periodo in vantaggio, però la squadra che avevamo incontrata non era una squadretta italiana, ma era una squadra composta già da tanti stranieri, per cui il ricordo è comunque bello. Arrivare secondi non significa non aver realizzato i successi, peraltro come ben ricordavi noi venivamo dalla 2, per cui non eravamo dalla retrocessione in Serie 2, quindi non è che avevamo i ritmi della 1, per cui possiamo ritenerci comunque soddisfatti di quel grandissimo risultato, che è un risultato accettabilissimo se consideriamo anche quello che il Giovinazzo all'epoca spendeva in termini economici e quello che spendeva nelle altre società. Quindi un Giovinazzo che quindi è arrivato in finale sia in Coppa dei Campioni, sia in Coppa delle Coppe che in Coppa CERS. Certo, se il rammarico diciamo maggiore è quello di non aver vinto la Coppa dei Campioni, perché l'assenza di Marzella purtroppo nella finale si è sentita, perché finché abbiamo fatto le qualificazioni delle semifinali tutto riusciva bene, ma quando vai in finale con un Barcellona che schierava la formazione titolare della nazionale spagnola, dove peraltro nessuno aveva mai fatto risultato, voglio dire, senza Marzella sembrava veramente cosa ardua riuscire a vincere. D'altra parte noi abbiamo combattuto, ribadisco il concetto del dio denaro, il Barcellona ha 5 milioni di abitanti, insomma Giovinazzo appena 20.000, e il Barcellona contava anche 100.000 soci nella società del Barcellona Hockey, per cui arrivare secondi con il Barcellona è stato veramente un grandissimo onore. Anno 2009, finalmente il ritorno nelle coppe europee. Gli inglesi dell'Herne Bay United possono fare paura all'FP Giovinazzo? Ma la mia esperienza, diciamo, ormai superata da un decennio, mi lascia prevedere che la squadra che dovrà affrontare Giovinazzo non dovrebbe dare nessun problema al team di Marzella, perché comunque c'è un divario tecnico notevole tra quelle squadre e il Giovinazzo stesso, per cui credo che il primo turno sarà abbastanza sereno. Ovviamente non bisogna sottovalutare, perché in campo internazionale le sorprese arrivano sempre, e considerando il nuovo regolamento e gli arbitraggi, da quello che ho visto finora, un po' impreparati ad interpretare le regole, può succedere che alcune partite possono essere magari falsate dal risultato, per cui è meglio non sottovalutare, è meglio tenere presente
il risultato prima di tutto e soprattutto gestire le interpretazioni degli arbitri, perché purtroppo gli arbitri possono capovolgere un risultato. Conclusione, è davvero un sogno immaginare il Luzzi che imita Frasca, solleva la coppa, anche se adesso sarebbe Coppa Cesso e non Coppa delle Coppe? Beh, il Luzzi è un ottimo giocatore, deve ancora perfezionarsi in alcune forme nelle triangolazioni, perché spesso rallenta un po' il gioco, ma in realtà le qualità ce le ha tutte e sicuramente magari non subito, ma a breve scadenza anche lui potrà sollevare qualche coppa importante. È ovvio che oggi noi dobbiamo parlare anche di una bella novella. Perché? Perché dopo 25 anni siamo riusciti, con l'aiuto del mister Marzella e l'impegno dei ragazzi, a riportare Giovinazzo finalmente sul palcoscenico europeo, cosa che fa piacere a tutti, soprattutto a me, perché così non viene dimenticata la storia. Poi, se riuscissimo a fare anche dei risultati importanti, magari anche come quelli che abbiamo fatto 25 anni fa, beh, allora sarebbe l'apoteosi. Ce l'auguriamo tutti. Grazie Francesco Frasca.